Siamo in diretta TV, in diretta radio e in diretta Facebook, sulla pagina Facebook di Radio Studio 95. Vi avevo annunciato degli ospiti, eccoli qua, sono arrivati e, un attimino. E quindi pronti per questo momento, perché vi spiego subito, la parrocchia Santissima Trinità di Marina di San Lorenzo, la parrocchia di Maria Santissima Annunziata e San Nicola di Bari di Rogudi, l'associazione culturale Oltre il Sipario organizzano la domenica del giorno del Signore. Riprendiamoci la domenica, giorno della festa, del riposo e gioia dei cristiani. Il programma è saluti delle autorità, Don Giovanni Zampaglione, sacerdote, Dottor Pietro Pierpaolo Zavettieri, sindaco di Rogudi, Bernardo Russo, sindaco di San Lorenzo, conversazione con Don Antonio Cannizzaro, parroco di Sant'Elia Profeta, moderatore Maria Mantico, rispondente del Quotidiano del Sud. Il tutto giovedì 1 marzo 2018 alle ore 18, sala convegni Casina dei Mille, frazione Anna a Melito Porto Salvo. Siete tutti invitati, naturalmente l'ingresso è libero. Di questo ne parliamo con il sacerdote Don Giovanni Zampaglione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, Vincenzo, il nostro carissimo Vincenzo. Buongiorno. Dell'associazione culturale Oltre il Sipario. E allora facciamo che diamo prima la linea a Don Giovanni per passare una Ubi Maior Minor Cessa. Eccolo, bravo. Allora, Don Giovanni, la domenica del giorno del Signore, perché in questa questo programma avete deciso insieme alle parrocchie di Marina di San Lorenzo, Rogudi e l'associazione culturale del Oltre il Sipario? Ne parliamo un attimino con sì. Lei? Ecco. Anzitutto buona domenica a tutti. Mi preme ringraziare l'associazione Oltre il Sipario, sempre presente nei nostri incontri, sempre attenta. Ecco, già è iniziato un bel cammino con loro già da quest'estate, e io li ringrazio per la loro presenza attiva nella nostra parrocchia e nella nostra comunità di Marina di San Lorenzo. Perché abbiamo scelto di fare questo convegno? Perché lo recita lo stesso sottotitolo, riprendiamoci la domenica, perché purtroppo la domenica è diventata giorno di weekend, si riempiono gli stadi, si riempiono le discoteche, si riempiono anche i supermercati, purtroppo di domenica sono aperti. Ecco, abbiamo voluto questo incontro per dire che il giorno del Signore, la domenica deve essere giorno del Signore, giorno di riposo in Cristo e giorno da dedicare interamente alla famiglia. Non è possibile vedere tanti supermercati aperti la domenica, non è possibile, questa è una tristezza. E poi per invitare la gente a capire quanto sia importante dedicare questo giorno al Signore. E a questo proposito do un consiglio che San Giovanni Paolo II ci riferisce, e ci dice questo: non abbiate paura di dare il vostro tempo a Cristo. Dare il vostro tempo a Cristo quando? La domenica, giorno di riposo in Cristo, giorno di riposo in famiglia e giorno di adorazione di Dio. Allora, ben venga se la domenica va vissuta in famiglia. La tristezza è vedere i supermercati aperti, è vedere tanti negozi aperti, e su spinta di tanta gente, da tantissimi posti, anche da tantissimi supermercati, abbiamo deciso, assieme alla comunità di Marina di San Lorenzo, la comunità di Rogudi e l'associazione Oltre il Sipario, a fare questo convegno. Anche perché ci sarà un'autorevole persona, Don Antonio Cannizzaro, che è parroco di Sant'Elia Profeta in Condore ed è esperto di liturgia. Infatti sarà lui a darci delle indicazioni importanti su come vivere la domenica. Questo è fondamentale. Allora vi aspettiamo veramente alla Casina dei Mille. Abbiamo scelto questa location in maniera da far incontrare le due comunità e tantissima gente che vuole partecipare. Vi invito a partecipare perché è un convegno interessantissimo e un convegno molto attuale. Convegno importante, non c'è dubbio, ma che comunque lei parlava di negozi aperti, supermercati aperti,
si riempiono gli stadi, le discoteche, le cose. Lei sicuramente, Don Giovanni, vorrebbe vedere le chiese piene la domenica. Bravissimo, mi fate un assist, per dire col termine calcistico. Esatto. Mi fate un assist, perché sarebbe bello e importante, perché il vero cristiano santifica il giorno del Signore. Non si può dire io sono cristiano, prego il Signore non vado a messa la domenica, è una contraddizione. Il vero cristiano santifica il giorno del Signore, lo vive pienamente partecipando la domenica a messa. Questo è fondamentale, lo dico per tutti. Perché appunto, mi scusi, perché noi si trova il tempo su tutto, no? Ecco, giusto. Magari al bar con gli amici, come diceva pure lei prima, tutte le altre cose, però non si trova il tempo, ecco, magari di arrivare quella ora, la domenica, sì. Stare insieme al Signore, pregare il Signore insieme ai sacerdoti. Quindi bisognerebbe fare di più ancora su questo. Certo, perché si trova il tempo per tutto, diceva bene lei. Si trova il tempo per andare dagli amici, si trova il tempo per dedicarlo a tante persone. Ecco, dedichiamo questo ritaglio, quest'ora con il Signore, stare lì per ringraziarlo, in maniera da ricaricare le batterie, in maniera da riposarsi in Cristo, che è importantissimo. Attenzione, è importantissimo. Ecco, è importantissimo vivere questo giorno come giorno di abbandonamento a Cristo, abbandonarsi a Cristo, vivere questo giorno come giorno di riposo nel Signore. Allora riprendiamocela questa domenica. Ecco, noi in questo momento, Don Giovanni, siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook, dove siamo seguiti da tantissime persone, quindi questo messaggio va a centinaia e centinaia di persone, quindi se lo vuole ancora ripetere, la domenica, il giorno del Signore, riempiamo le chiese, ecco, la domenica mattina. Sì, viviamolo come giorno di festa. Ecco. Non solo gli stadi, ecco, riempiamo le chiese, che è fondamentale. Viviamolo come giorno di fede, che è importantissimo per noi cristiani. Certo. Va bene, Don Giovanni, ritorneremo a parlare ancora con lei poi alla fine del nostro appuntamento. Adesso il nostro caro amico presidente dell'Associazione Culturale Oltre il Sipario, il nostro caro amico Vincenzo. Questa sinergia che è nata tra di voi e la chiesa di Marina di San Lorenzo e la parrocchia di Maria Annunziata a Santa Nicola di Bari a Rogudi. Allora, la collaborazione è nata l'estate scorsa con Don Giovanni, perché appena noi ci siamo avvicinati alla comunità di Marina di San Lorenzo, Don Giovanni ci ha accolto a braccia aperte, proprio il modo di dire, a braccia aperte. Ci ha dato un luogo dove poter provare, un luogo per dove poterci riunire. Non soprattutto solo i giovani, perché lei ha una compagnia di giovani. Io ho una compagnia di giovani, a parte me, tutti gli altri sono giovani come te. Bravissimo, noi abbiamo lo spirito giovane. Io non mi sento assolutamente dell'età. Vero. No, per niente. Per niente. Tanto è vero che faccio radio. Bravissimo, perché ci sono queste emozioni dentro. E allora avevamo pensato di farlo da parecchio tempo questo convegno, perché sinceramente non è tanto noi che abbiamo la domenica libera, ma sono, e quindi possiamo dedicarci alla nostra fede e andare in chiesa, ma sono quelle povere persone che sono, tra virgolette, costrette a lavorare la domenica per non perdere il posto di lavoro. Certo. Io ricordo che quando ero piccolo, mio padre lavorava dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica era sacro. Il sabato noi lo dedicavamo completamente alla spesa. Andavamo ai supermercati, andavamo dove dovevamo fare gli acquisti, e poi la domenica, perché poi i negozi erano chiusi la domenica. Ma quindi, a parte quello, io ricordo che la domenica la passavamo, la mattina ci svegliavamo sempre lo stesso orario circa, andavamo a messa tutti insieme, e poi mia madre cucinava e si andava in campagna a fare una bella scampagnata e a stare in famiglia, oppure si faceva il pomeriggio nel come si dice, Don Giovanni, nell'oratorio della chiesa, passavamo con altri ragazzi e i miei genitori con le famiglie.
dove c'era quel momento di unione insieme ai sacerdoti, ai giovani ragazzi, la domenica pomeriggio, perché non c'erano i social ancora, non c'erano. Ecco, io posso dire che magari anche questo è un po' che ci svia, sì, eh? Sicuramente il telefonino, il cellulare, il tablet, sì, ci svia completamente da quello che, cioè, noi abbiamo un minuto di tempo? Sì, prendiamo, no, abbiamo un minuto di tempo, prendiamo il telefonino. Invece sì, dovremmo pensare, potremmo pensare, comunicare tra di noi, perché qua adesso si comunica sempre sui social, no, con il cellulare, con i tab, insomma, voglio dire, ecco, questi momenti di incontro nelle chiese, esatto, questo è veramente importante. E quindi questo convegno, ce ne saranno altri? Speriamo di sì. Beh, questo per la nostra organizzazione, la nostra associazione, è il terzo convegno. Ecco, sempre in collaborazione con Don Giovanni e con la parrocchia, e speriamo di farne tanti altri. Ecco, ma io chiedo, Vincenzo, cosa si può fare per far sì che si possa ritornare indietro nel tempo e rivedere i negozi chiusi, come diceva Don Giovanni, la domenica, e come dicevi prima tu, il sabato lo dedichiamo a fare la spesa ai supermercati, fare la spesa per il sabato e la domenica, e poi la domenica dedicarlo a queste meraviglie. A stare in famiglia o a stare col Signore, come dice Don Giovanni. Come si può fare? Non andare la domenica nei supermercati. Domenica, ma i supermercati rimangono sempre aperti. Quindi... Se i supermercati vedranno che nessuno andrà la domenica, non terranno aperto. Quindi non avranno nessun guadagno a tenere aperto, perché oltre a spendere i soldi per i ragazzi che lavorano dentro il supermercato, anche luce eccetera eccetera non sì, converrà, non conviene, certo, sicuramente. Tu pensi che comunque, ecco, parlandone spesso di queste, fare questi convegni, cercare di far capire alla gente che la domenica deve essere un giorno sacro, il giorno del Signore, dedicarlo alla famiglia, giustamente, al Signore, tu pensi che riusciremo potremmo, dato che a questo convegno parteciperanno pure due sindaci della nostra comunità, può essere pure che possa venire qualcosa dal sindaco del tuo paese o del nostro paese, ecco, dove dice: fermi, voi la domenica dovete chiudere e basta. Potrebbe anche essere, non so, io non sono un politico, non so, sì, certo, come funziona, però potrebbe anche essere un modo per tentare di tornare alle vecchie abitudini, che non sarebbe male, secondo me. E quindi questo convegno, che si terrà appunto giovedì 1 marzo, si parla esclusivamente di questo, no? Sicuramente, solo esclusivamente. Quindi di questo. Ecco perché la gente deve venire, in tanti, mi raccomando, anche quelli che ci vedono sulla pagina Facebook in questo momento. È un invito importante, venite, ne parlerete anche insieme al pubblico, credo, non certo, lo so. Sì, potrà intervenire tranquillamente, anche perché Don Cannizzaro è abbastanza preparato, quindi se qualcuno ha qualche dubbio, qualche incertezza, potrà benissimo fare le domande a lui, e lui sarà ben felice di rispondere e di tentare di chiarire i dubbi di queste persone. E niente, quindi la location poi è una location importante, abbastanza famosa da queste parti, la poi, Casina dei Mille. Diciamo che è alle 18:30, quindi c'è tutto il tempo di organizzarsi per venire, insomma, giovedì 1 marzo. Mi raccomando, quindi io non so, visto che avete anche voi un po', se vuoi aggiungere qualche altra cosa. No, io ripeto, venite, sentiamo cosa ha da dire Don Cannizzaro, e poi speriamo di riuscire a chiudere questi benedetti supermercati e centri commerciali e a recarci tutti quanti, me in primis, anche perché alla domenica, anche perché vedi, Vincenzo, io scusami, vi trattengo ancora qualche minuto perché è un argomento molto importante questo. Io vedo che c'è tantissima gente che fa chilometri e chilometri la domenica per andare a trovare i supermercati, questi centri commerciali, ecco, questi centri commerciali, il più bello, no, per andare a visitarlo la domenica. Poi magari
non lo so, poi si rientra stanchi, il lunedì si torna a lavorare, non è meglio, ecco, rimanere appunto nella famiglia, in chiesa, parlare di cose importanti, fare sì che i giovani, i ragazzi, inculchiamo nella mente un po'. Tornino anche i giovani in chiesa, ecco. Perché Don Giovanni può essercene testimone, i giovani sono leggermente lontani dalla chiesa. Lontani dalla chiesa. Ma non per colpa loro completamente, ma anche per colpa nostra dei genitori, sì. Perché allontanandosi i giovani, i genitori, anche i figli, naturalmente non hanno nessuna voglia di avvicinarsi alla chiesa. Noi ci divertivamo con nulla, no? Ecco, appunto, come dicevi tu, il biliardino, un tavolo da ping pong. passavamo delle domeniche pomeriggio bellissime, stupende. Quindi questo è quello che noi vi invitiamo a fare. Questi convegni, vero Don Giovanni, sono appunto per cercare di portare soprattutto i giovani. Certo, i genitori devono andare giustamente, sono i primi educatori, sono i preparatori della fede dei propri figli, ecco perché invito sempre i genitori a camminare, ad accompagnare i propri figli a messa, non accompagnarli proprio alla porta e andarsene a casa, ma accompagnarli, cioè partecipare con loro, perché bisogna educarli, dare i loro valori, ed è importante il valore della fede, la virtù della fede, testimoniarla. E darla ai figli, perché se i figli cresceranno con valore, allora loro stessi a loro volta li trasmetteranno ai loro figli. Don Giovanni, mi scusi, io le faccio una domanda forse un po' troppo impegnativa, nel senso, volevo dire, oltre pregare il Signore, no, come si parlava prima con Vincenzo, gli oratori, cosa può dare la Chiesa in questi oratori ai giovani per farli rimanere lì? Ecco, oltre il biliardino, come diceva Vincenzo, rispondo io c'è il teatro. Noi abbiamo un'associazione che fa anche teatro, quindi chiunque voglia intervenire e partecipare al teatro, c'è Don Giovanni. Domandate a Don Giovanni, domandate a me, a Giuseppe Praticò, a Ivano Verducci. Noi siamo pronti ad accogliere. Si può fare anche degli spezzoni di teatro la domenica pomeriggio, organizzarla con i giovani, certo. Insomma, anche se non sono attori di teatro. L'importante, non siamo nessun attore. No, nel senso, magari un ragazzo giovane, una ragazza giovane che non ha l'esperienza del... Ma si può fare tutto. Ecco, si può fare tutto, quindi... L'importante è partecipare, questa è l'idea, insomma la Chiesa è disponibile a far arrivare i giovani in Chiesa, quindi poi con la collaborazione di tutti si può divertire tranquillamente, lasciare per qualche ora da parte i cellulari e comunicare, ecco, a voce, guardandosi negli occhi, c'è una canzone che dice, che a me piace tanto, da Sanremo, dice: riusciremo, ecco, ad alzare gli occhi e guardare il cielo. Quella di Roy Paci e Diodato, che è comunque molto bella. Ecco, questa è anche la canzone di protesta contro i cellulari. Don Giovanni, prima di lasciarci, so che avete poco tempo. Abbiamo una messa a Rogudi. Rogudi, sì. Per chiudere. C'è una canzone bella, la domenica andando alla messa. Al microfono. La domenica andando alla messa. Ah, sì. La puoi mandare in onda. La domenica bellissima, sì. Molto vecchia, non so la di chi è. La domenica andando alla messa. Bellissima, bella. La troveremo, la faremo ascoltare la prossima volta. Ecco, magari. Per dire quanto è importante. Allora, vi aspettiamo, numerosi... Giovedì 1 marzo, ecco, ringrazio Radio Studio 95, il direttore Bruno Taverna, è arrivato anche il signor Giuseppe, ecco, ringrazio Filippo Pellicone, ringrazio voi per essere sempre presenti ai nostri eventi, ecco, è bello, i social sono importanti, sì. Importanti proprio per comunicare alcune cose importanti, non esatto. Per stare lì ore e ore, bene, però no, giusto, sono importanti. Giusto. Per comunicare con un'ora la domenica andiamo a messa. Ecco, no, certo, giustamente. Avremo modo di incontrarci ancora, sicuramente. Vincenzo, però ecco, veloce, qualche minuto, cosa state preparando? Stiamo preparando una nuova rassegna quest'estate, sempre a San Lorenzo Marina. Per ora è solo l'idea, di concreto non c'è niente, però sicuramente sarà più di quattro serate. Più di quattro serate. State sempre sintonizzati su Radio Studio 95, che verremo e presenteremo tutto quanto qua.
ne troveremo il tempo sicuramente per invitare tanta gente, come lo faccio adesso ancora una volta anche sulla nostra pagina Facebook, e saranno in tanti in questo momento a vederci. Ricordiamo, la domenica, giorno del Signore, giovedì 1 marzo 2018 alle ore 18:30 presso Casina dei Mille, frazione Anna di Merito Portosallo. Venite in tanti, ci saremo anche noi come televisione, faremo la diretta dalla Casina dei Mille. E niente, io a questo punto, Don Giovanni, l'Inter ha vinto. L'Inter ha vinto e quindi siamo contenti. Finalmente Filippo mi ha fatto stare bello sorridente. No. Non dopo sono... tante domeniche. Don Giovanni, perché mi guarda in questa maniera? Che avete vinto col nulla. No, ma abbiamo sofferto col nulla. Questo è importante. Ieri io ho avuto mal di stomaco vedendo l'Inter, lo dico sinceramente. Comunque ho avuto veramente... Stavo male, tant'è che poi sono andato a vedere la De Filippi, insomma, ecco. No, proprio, sei stato passato... ancora peggio. Sì, sicuramente, non c'è dalla padella all'abbraccio. Ma sì, vedere l'Inter giocare in quella maniera, il primo tempo, insomma... Era da... c'è posta per c'era te, il rigore, piangere. C'era il rigore. Il rigore c'era. C'era il rigore. Il rigore per il Benevento? Sì. Ma c'era anche per l'Inter, però. Sì, sicuramente, però per il Benevento c'era. Va bene, ragazzi, grazie, Don Giovanni. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Mi raccomando, andate a messa. La messa, mi raccomando. Buona importante. Domenica, grazie. Comunque, qua, poi magari faremo un intervento qui, diretta radio, parleremo un po' di calcio pure, perché Don Giovanni... di calcio ne parla tanto. È abbastanza ferrato. Sì, che lui poi il primo tifoso della Regina. Sì. Oggi posso andarla a vedere finalmente. Ecco. Una partita può andarla a vedere. Speriamo che non perda. Mentre proprio Vincenzo oggi è primo tifoso del Cagliari. Sicuramente, prima rossoblù e poi simpatizzante Juve. Io sono tifoso pure della Regina. Lo dico sinceramente, però mi perdoni Don Giovanni, mi perdonano tutti i calabresi. Però io sono sempre stato il primo tifoso dell'Inter. Però dopo la Regina, ognuno ha il suo difetto, quindi Pippo. Va bene, grazie a voi. Volete salutare a voi tutti quelli che ci stanno vedendo in questo momento? Buona domenica a tutti e mi raccomando, andate a messa. Arrivederci. Buona domenica. Vincenzo, io ti invito poi ancora per quel programma che non avete mancherà quest'estate. Bene, grazie veramente, vi lascio con l'invito ancora, ricordate, giovedì 1 marzo ore 18:30 presso Casina dei Mille ad Anna a Merito Portosalvo, la domenica giorno del Signore. Adesso con una gran bella canzone di Ron, Una città per cantare, questo è il brano che sta per andare in onda dopo questo intervento con i nostri amici. Grazie, a più tardi.